Pablo Trincia è il Quentin Tarantino dei podcast. Renderebbe interessante un podcast in cui io faccio la spesa. Una giornata come tante, il lavoro, l'allenamento, la spesa. Lorenzo non sapeva che da lì a pochi minuti la sua vita sarebbe stata stravolta dagli asparagi in offerta. Il Carrello di Dio, un podcast Spoticiani Original. Pablo Trincia è uno sceneggiatore, scrittore, autore televisivo, di tutto di più. Insomma, classe 1977, un grande professionista che però dal 2017 circa, con il podcast Veleno, è diventato veramente il king dei podcaster italiani. La sua capacità è l'empatia e il non usare il dramma drammatizzandolo. Non è Pablo Trincia true crime, ok? No, lui vi porta all'interno della vicenda con delicatezza, rispettando prima i protagonisti della vicenda, che molto spesso sono vittime di qualcosa, ma in particolare ti fa capire che dietro le storie ci sono degli esseri umani, delle persone come me e te, e che chiunque potrebbe veramente trovarsi in quella situazione. Pablo Trincia ha recentemente pubblicato sulla sua pagina Instagram questa foto stupenda che lo ritrae insieme ai suoi, diciamo, figli, le sue creature, i suoi meravigliosi podcast, Veleno, Megalopoli. Ci sono storie più true crime, come forse quella di Elisa Claps, drammatica, nel podcast Là dove nessuno guarda del 2023, e ci sono quelle più, diciamo, su indagini, su tragedie che ci hanno accomunato tutti e che ci hanno portato veramente a seguirla anche in modo forse un po' morboso, come Il Dito di Dio, la storia del naufragio della Costa Concordia, o ci sono storie che erano sparite e finite nel dimenticatoio, come il più recente podcast Sangue Loro, una storia straziante ed emozionante che ci dimostra come i cattivi molto spesso non sono esattamente quello che noi immaginiamo. E quindi vi consiglio di immergervi nel mondo dei podcast di Pablo Trincia per farvi un viaggio all'interno della sua ma anche della tua anima, per arricchirti di sensazioni, sentimenti e di tante storie che non vanno dimenticate. Buon ascolto.